Ciao a tutti ragazzi, qui Undergar che parla e bentornati in questo nuovissimo video di Roblox nella nostra magnifica pizzeria. Ebbene sì, l'ho un po' continuata, anzi l'ho finita. E infatti adesso è finita la mia pizzeria. Abbiamo anche il piano di sopra in cui facciamo i dolci, forma di pizza. È molto strano, lo so. Comunque, ho preso anche il DLC, chiamiamolo così, che costava 10.000, del sci-fi, quindi fantascientifico, alieni, roba così, in teoria alieni proprio. E quindi adesso sto farmando soldi, anzi no, 33.000, perché per quale motivo la 33.000 non lo so. L'altra volta ne avevo tipo 9.000, quando sono uscito l'ultima volta. Qui possiamo farci il To Mars o Under. Guardate! Sì, perché ho comprato un potenziamento della luna, che è questo qua. Guarda, crea le pizze stranissime. Quanto danno? Cioè, vabbè, danno 200. Vabbè, prendiamoci questo. E cosa fa? Ah, aggiunge questo condimento più scuro rispetto... Ovviamente un pomodoro diverso. Il blue cheese adder, ma perché no? E questa pizza è quadrata, perché? Ma, ehi... Le pizze sono quadrate? Ok, non so perché. E a momenti ci prendiamo anche il laser powered funnel. Boh, non so cosa sia. Comunque il blue cheese io non lo sto vedendo. Adesso guardate, le tagliano a forma di stella. Perché? A parte che non escono a forma di stella, ma vabbè, dettagli. Forse il blue cheese non si vede perché ho troppa roba e quindi non si vede. Però mi dà 250, ok. Semplicemente non si vede. E tra un po' ci prendiamo il laser powered funnel. Nel frattempo, ringing hello, vabbè, ora non rispondo. Ho molte pizze, di cui molte sono censurate, perché tipo Olivara non te la mette. Sì, ma perché poi ragazzi, Roblox fa un sacco di ragionamenti per cui qualsiasi parola è una bestemmia, secondo lui. Però vabbè. Allora, qua abbiamo il garage con finalmente le decorazioni e il bagno con tutto quanto, lo specchio che non va. Oh, non ero mai venuto a vedere il bagno. Oh, è fatto bene. Non sarei mai aspettato così. Comunque, qua sopra invece abbiamo la zona della pasticceria, chiamiamola così, anche se i dolci sono a forma di pizza. Qua ho già fatto delle pizze, costano tantissime, infatti prendo 56 a botta ogni volta che qualcuno viene a comprare queste pizze. Sì, se ad esempio una coppia viene a comprare delle pizze, già così mi prendo un 56 a botta. Ad esempio ho appena visto un 26, anche se penso che il 26 onestamente abbiano preso quasi, sono stati loro due, mi sa. Le ho ordinato una old school, che vuol dire che pasticceria anche qua, infatti eccoli qua. E vabbè, da, cosa è questa cosa? Sono i loro piedi che glitchano, no? Sì, mi sa di sì, ok. Comunque, qua abbiamo l'ufficio, in cui qua posso cambiare i colori del mio negozio, infatti li ho un po' cambiati. Abbiamo le luci a forma di donut, quindi di ciambella, e una stanza vuota in cui per ora non c'è niente e mai ci sarà niente finché non aggiorneranno il gioco. O forse con l'aggiornamento della luna, però non lo so. Cioè l'aggiornamento della luna, questo qua insomma, quello alieno, vediamo, tac. Laser powered funnel, dov'è? Questo non è cambiato. A me sembra non cambia niente. Comunque, vabbè, almeno pagano di più. Qua ho anche il meccanico che mi serve per cambiare delle skin, volendo. Boh, non so perché. Cos'è? Custom upgrade, ad esempio, facciamo Factory Chef. Boh, qua io non capisco neanche come funziona. E abbiamo il meccanico che l'ho assunto per niente, se no che non fa niente. Ma sta stradina c'è sempre stata? Non me la ricordavo. Un rumore strano con la lingua. Oddio. Perché costa sempre di più. Plasma Power Panel. Sì, penso siano tipo questi che modifica. Boh, in realtà non cambiano di niente. Però a me ce ne frega poco e niente. Perché intanto costano di più. No, niente, costano come prima. Vabbè. Amen. Potrei anche tipo rimanere qua finché non ho i soldi e automaticamente me lo compra. Ma non c'ho voglia. Allora, siamo relativamente vicino al negozio, ma in particolare siamo vicini, ragazzi, al negozio, perché allora, di là c'è il negozio classico degli ingredienti e in teoria l'avete già visto. Di qua invece abbiamo i dolci, ragazzi, ora non compro niente, anche se
mi faccio una pizza dopo. C'è il custard. Mio Dio. Aspetta, io ho preso i gingerbread. E ci aggiungiamo del cioccolato, candy. Se adesso mettiamo una di quelle che costa tantissimo, vai. Lemon drizzle. Cioccolato bianco. Che non è bianco, è rosa, ma ok. Questo non posso comprare perché ancora non esistono. Vabbè. Grazie. Poi qua invece c'è l'Alien Bunker, dove ci sono ingredienti alieni, che andremo dopo a vedere però, perché io ne ho già comprati qualcuno, quindi... Ecco, mi sa che questo è quello che succede quando li mangiate, ragazzi. Non assumete le droghe, perché questo è il risultato, come avete appena visto. Scusa, questo è mio, tu stai uscendo dalla mia pizzeria, spero che ordini proprio la pizza. Lo spero vivamente. Ok, qua compro il plasma powered funnel. Oh, va, ok, cambia in effetti. Cos'è il triple shot funnel? Cos'è, mi dà un fucile? Sembra il nome di un fucile. Allora, andiamo a farci una pizza. Peccato che le pizze dolci le devo fare solo andando di sopra. Ed è una noia, perché ogni volta andare di sopra... noia. Qua abbiamo la puttanella di cioccolato molto brutta, a dire il vero. Però chi se ne frega? Allora prendo gingerbread, cioccolato, cioccolato, cioccolato. Vai. Questa come la possiamo chiamare? La chocolate per 3, così a caso. Ok, chocolate chunks, white chocolate, sì, dai, chocolate per 3 ci sta bene, no? Oh, vediamo se mi avrà censurato il nome. In teoria no, perché qua c'è chocolate per 3, quindi in teoria no. Yeah, non me l'ha censurato. L'ultima volta che ho messo un per 2 o un per 3 me l'ha censurato, non so perché. Tanto siamo solo a 3.6. Ho finito il take-home, ma siamo a 3.6. Non so se forse i costi sono un po' alti. Però, oh, il cibo è buono qua, cioè. 16.900, beh, le facciamo abbastanza veloce. Peccato che il mio cuoco, anche se l'ho potenziato, non è che sia molto veloce a prendere le pizze, eh. Cioè, è veloce, eh. Però quando ne arrivano troppe, guarda, non le prende. Io non so perché. Però mi devo mettere io a cliccare perché ne arrivano due in più, lui non le prende. Cioè ne prende uno e poi le lascia lì, non so perché, quindi devo venire io a raccogliere le rimanenti. Ah, potrei licenziarti, amico mio, potrei veramente licenziarti. Quanto costava? 16, 17.000 magari. Cioè quel 100 lì che ti dà fastidio. Ok, va bene, va bene. E tra l'altro costano di più le pizze, no, io ho comprato tutti i potenziamenti, non costa niente di più, cioè, potevo non comprarlo. Oh, siamo già ai soldi che servono, ragazzi, siamo velocissimi a cucinare pizze, siamo veramente velocissimi. Perfetto, dov'è il mio meccanico? Sì, il meccanico boss, poi giri a caso, io non capisco. Abbiamo già i soldi? Triple shot. Oh mio Dio. Cos'è? Stuffed crust? Che roba è? Oddio, ma... Ho sbaglio? Sì, sei bassino, meccanico. Sei abbastanza basso. Vabbè, non me ne ero accorto. Guardate che produzione! Sapete che questo non l'avevo mai vista? Perché molte volte io mi faccio i giri delle pizzerie e guardo, ma non avevo mai visto la tripla. Perché pochi si prendono questa... Il potenziamento dello sci-fi. Io ho visto gente che aveva finito il gioco, ma non ce l'aveva lo sci-fi. In compenso, ogni tanto glielo dai conti clienti. Vi ricordate l'altra volta? Non c'era più nessuno che veniva a un certo punto. Vi farete vedere come vengano qua? Solo un attimo, poi si girano e vanno avanti. ATC. Cos'è, un gruppo? Hanno tutti la stessa maglia. Ok, ecco l'ultima rimanente. Vabbè, dai, facciamo una consegna de ultra censura pizza. L'ultra censura era questa, che era la NIT, non me lo ricordo più. Non mi ricordo i nomi perché non ci sono più scritti, essendo che è censura, quindi. Allora, apriamo tech. Ok, spero di non aver resettato la moto perché sennò tra un po' scompare. Sì, vabbè, forse un po' indietro. Ah, già, per consegnare la pizza, non ho visto che casa la voleva. Vediamo se da qui riesco a vederlo. Ok, sì.
Sì, perché guardo sulla pizza e mi dimentico quale casa è. Era la 5, toh? O questa, vero? Che mi dici? Oh, peccato. Mi ha pagato 20 gemmine, se non erro. Bene, 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 molto bene. Qualcuno ha ordinato una delle mie pizze super costose da 40, ragazzi, sono i migliori se lo posso permettere. A questo punto rientro nel mio garage. Non è mio questo? Sì, però mi so... Questa moto, purtroppo, è come fosse un enorme cubo che rotola e si blocca ogni 2 secondi. Infatti fa molto, molto, molto schifo. Comunque, questo però lo sci-fi ce l'ha, eh. No, a dire per lo sci-fi l'avevo già visto, ma solo questo. Cioè, il potenziamento che lo rende sbrilluccicoso. Solo questo l'avevo visto. Quindi, vi ho detto una cavolata, ma... Questo ha finito il tycoon, no? Sì, a quanto pare sì. Vai, chiudi. Resetto anche la moto. Oh, non si bugga più, finalmente. Una volta si buggava il telefono. 13.000, beh, ne servono altri, però, amico mio, quante pizze ci sono a aspettare. Guarda, pizze! Cioè, voglio vedere adesso. 17.000. Ero a 14.000, sono arrivato, ho cliccato, tac! 17.000. Ma tu il tuo lavoro lo sai fare, mi dico io? Che sì, che deve prendere una pizza, perché non deve fare altro, cioè. Ah, vediamo cosa fa questo. Tu cosa fai? No, no, questa povera pizza. No, non dimmi che si è buggata. No, però. Ma è una gioia, si sono buggate. Oddio, sono scomparse. Perfetto. Una delle fabbriche, cioè questa, non va più. Anzi, no, sta andando solo una ora. Oddio, no, 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 ora sono quasi tutte. Si stavano caricando con questo. Sono apparse due cose. Il Mandus Dauk, ok, Dauk, non so come si dica, da 18.000, e lo scienziato, no, lo scientist. Yes. 21.000? Spero che non sia... No, io no, questo non lo compro perché sa come l'ingegnere, il meccanico là, cioè... Prendi la pizza tu. Quanto danno? 300. Cioè, tre pizze danno praticamente 1.000 soldi. E allora sapete cosa? Conviene che ci prendiamo questo. Perché se aumenta anche solo di 50 il costo delle pizze, o anche di 25 in teoria. Ma di 25 no, ma se fosse 50 sarebbe perfetto. Vedete che con 3 pizze riusciamo già a fare 1.000 soldi. Che qua non so cosa siano sti soldi. Allora, di gemme ne ho in quantità industriale. Anzi, non è che si possono tipo cambiare in qualche maniera. No, qua c'è un pack. Se si potessero cambiare le gemme in soldi sarebbe perfetto. E posso fare anche una nuova pizza. Quasi quasi, che dite? Facciamo? Passo. To e to. Vai. Sarà la peperonata. Perché il pomodoro sembra peperoni, quindi per me è la peperonata. Alright. Finisce. Bene, abbiamo una nuova pizza. Così, tanto per passare il tempo e aspettare che quello lì mi dia i soldi. Quello lì. Allora, facciamo anche una nuova dessert pizza. Io ho comprato gli ingredienti per la mia dessert pizza. Dove sono finiti? Che bello, vero? Abbiamo buttato un sacco di gemme per nulla. Come ho buttato 20.000 soldi per comprare il nuovo chef che doveva essere il triplo più potente, e invece era il triplo meno potente, quindi perfetto. Siamo già a 21.000 volendo, eh. Dai, i soldi facciamo molto veloci, però... Ta-da! Questo è come quello dello zucchero, solo che ha le luci, e non mi sembra cambi molto... Sono le pizze più aliene che io abbia mai visto. Tanto quello là dovrebbe fare lo stampo a stella, ma in realtà non lo fa. Mette solo l'effetto delle stelline, mi sa. Va bene. Ah, questo adesso l'ha spostato qui, prima era lì, ok. Voglio vedere. 350. Ok, c'è una fila. Ah no, forse tutti. Non so se è solo la terza fila che dà 350. No, tutti. Perfetto, adesso sì che facciamo un sacco di soldi. Ci prendiamo lo scienziato, scientist. Ok, sì, quello là, il coso là, non mi viene il nome. Dai, 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 amico mio, che con tre pizze fai 1.000, ci cioè voglio dire, vuol dire che con 21 pizze
arriviamo, no, 21, anche meno, però non lo so, non ci volevi fare i calcoli, lo ammetto, ho detto numeri a caso. Beh, ce la facciamo, guarda tu quanto è lento. Ne ha preso ora una, ora un'altra. Cioè, guardate, avete visto quanto è lento? Quindi quando vi appare il potenziamento da 20.000 non compratelo, a meno che non volete proprio finire tutto il Tycoon. E se non vi interessa per forza non compratelo. Sì, è uno scienziato, ok, avevo ragione. E sei un po' strano e anche tu bassino, eh? Questo 2.000 o 20.000? 2.000 magari. Ah, Scientist Lab. Ho visto spawnare qua dentro, pensavo aiutasse il meccanico, che da un certo punto di vista aveva anche senso. Invece no. Beh, tanto che se mi metto qua a cliccare, sì. Guarda i soldi che facciamo, guarda. Guarda, così arriviamo a 8.000. Ok. Se potessero cambiare le gemme in soldi, creatore, se tu stai guardando questo video te lo consiglio. Poter cambiare le gemme in soldi, perché sarebbe veramente bello, perché a un certo punto, cioè, a un certo punto tu non potrai più creare pizza in teoria perché ne avrai troppe, ma soprattutto già solo una pizza che ti dà 58 soldi, tipo adesso vediamo, vediamo che entri uno, ecco questo, ho ordinato una Delicious, mi ha dato 66, uno solo, ok, e qua tra l'altro questi ordinano solo normale, vediamo questi. Beh, vabbè, non lo so perché è censurato. Ok. No, Olivara. Ok, niente. No, neanche Olivara. Cos'è? Ah no, questi hanno ordinato i dolci. Andiamo lì sopra. Ah, sì. Sì, comunque mi danno veramente tantissimo di soldi. Ah, questo si è ordinato quello super buono. Mi danno veramente tantissimi soldi. E penso addirittura che il più costoso di tutti, no, comunque gli ingredienti li avevo già spesi prima, me l'ero dimenticato. Più costoso di tutti sia questo, no, qual era? Non trovo più, mio Dio. Ecco questo qua, perché cambiano sempre posizione. Vabbè ragazzi, direi che comunque che per questo video è tutto, da prendere carta è tutto e ci vediamo ad una prossima puntata. Però comunque avervi anche dato dei consigli sul Tycoon e avervi fatto vedere più cose possibili, anche perché penso che mi fermerò qui con questo Tycoon, ragazzi. Per quanto molto bello, semmai io lo continuerò, però del resto, tanto se n'è andato via il meccanico, perfetto. Però del resto non credo farò più video su questo Tycoon, perché ormai c'è anche poco da vedere in realtà. Ok, forse adesso posso... Pizza, non cambia niente, va bene, perfetto, ottimo. Ok, benissimo. Quindi ragazzi, direi che per questo video è tutto, da qui da guarda è tutto, e ci vediamo ad un prossimo episodio. Cos'è Rocket Panels? Perché Rocket Panels posso lanciare i razzi? Spero ovviamente che questo video vi sia piaciuto. Se così è stato, ovviamente lasciate like ed iscrivetevi. E io vi lascio con queste bellissime faccine, tutte contente, ragazze. Cioè, queste due soltanto sono. Questo è il beato fra le donne. E quindi, ciao!